Il 10 febbraio è stata dichiarata dal governo italiano con la legge numero 92 del 2004 giornata del ricordo, istituita per commemorare le vittime delle foibe, l'esodo dei cittadini italiani da Fiume alla Dalmazia e la complessa vicenda del confine orientale italiano. Una cerimonia organizzata dalla sezione di Torre Maggiore del comitato 10 febbraio e che ha avuto la presenza di diverse autorità civili. Il comitato 10 febbraio intende ricordare le vittime delle foibe e soprattutto l'esodo della popolazione istro-dalmata dovuta ai titini. Questo successe dopo la firma del trattato. Gli italiani furono costretti ad andare via e non solo. Furono anche trucidati e gettati nelle foibe. Le foibe sono delle falde aperte nel terreno e finiscono ad imbuto. Lì furono buttati, gettati dopo che vennero trucidati, non solo persone fasciste, ma anche comunisti, preti, carabinieri. Quindi, il ricordo del comitato del 10 febbraio non va esclusivamente, come di solito, fino a qualche tempo fa si è stato solito dire ai fascisti, ma a tutte le vittime trucidate dai titini. La storia d'Italia del Novecento è piena di tragedie che tutti noi abbiamo il dovere di ricordare per dare attualità e valore alla memoria. È importante ricordare i martiri delle foibe, quanto è importante essere fieri di essere italiani. E la storia non va dimenticata, non va relegata soltanto a studi così che si mettono nel cassetto, ma la storia fa parte e deve far parte del nostro vissuto. Ecco perché dedicare anche una piazza ai martiri delle foibe è importante perché questo ricordo si fa vita quotidiana. Nel nostro cammino, nella nostra città, possiamo incontrare questo pezzo di storia, questo presidio che oggi, di cui oggi noi ci facciamo testimoni con il nostro esempio, con il nostro stare qui. Però deve essere un ricordo costante che fa parte della vita di tutti noi, come cittadini e come popolo italiano.